Marcello Pacifico, ANIEF, voi chiedete scuole sicure, docenti in cattedra, presidi, dirigenti scolastici che funzionino, così come il personale ATA, ma tutto entro settembre. Non è un tempo un po' ristretto per ottenere tutti questi risultati? Ma la politica può rispondere soprattutto il governo e il relatore di maggioranza. Domani scadono la presentazione degli emendamenti, siamo sicuri che diverse forze parlamentari hanno presentato gli emendamenti che abbiamo presentato anche ai tavoli con il ministro Bianchi, e per la prima volta questi emendamenti, almeno il tenore di questi emendamenti, è unico per la maggior parte delle sigle sindacali rappresentative. Su che cosa? Ma sul fatto per esempio del precariato, quello di andare a assumere dalla prima e dalla seconda fascia delle graduatorie e delle supplenti. Cioè, se tu hai un problema con i contratti, vai a assumere dove ci sono le persone da quelle graduatorie per cui li chiami come supplenti. Se poi hai un problema di meritocrazia, di andare a capire se il merito è stato raggiunto o meno, fai dei corsi abilitanti, fai dei corsi di specializzazione, ma non puoi continuare a reiterare i contratti arrivando a record di cattedre vacanti nonostante i posti autorizzati. Poi c'è un problema sulla mobilità e basta parlare sempre di mobilità e poi non agire. Si è addirittura bloccata e cristallizzata per quest'anno quel blocco che tutti vogliamo rimuovere, e addirittura ancora una volta avremo un'assegnazione provvisoria che non sarà consentita a chi si trova dei posti vacanti, si trova a 1000 chilometri lontano da casa, dopo 2 anni di pandemia non riesce a stare con la propria famiglia. Sono veramente delle norme inique, e nessuno ci venga a dire che col piano dell'estate risolviamo il problema degli apprendimenti, perché gli alunni già il 31 maggio non sono entrati più a scuola. Figurati se vengono durante l'estate. Qui c'è il problema invece di ripartire a settembre con del numero di alunni per classe che non può essere uguale a quello di prima. Perché? Perché le classi pollaio significa classi Covid. Classi Covid significa didattica a distanza, didattica a distanza significa cerchiamo di fare tutto ma non riusciamo a fare quello che si fa in presenza. Quindi queste cose la politica le può fare tutte ore. Bastano gli emendamenti del relatore o del rappresentante del governo, cioè ci vuole la volontà politica. Noi come sindacati, per la prima volta, nessuno può dire che i sindacati la pensano ognuno in un modo. Oggi la pensiamo tutti in un modo, è il motivo per cui stiamo manifestando in tutte le piazze italiane, a partire da qua, da Piazza Montecitorio. La politica non si nasconda più dietro. Avete firmato il patto per la scuola con il ministro, con il governo, e meno di un mese siete già di nuovo in piazza. Che cosa? Tutte promesse non mantenute? Certo, perché nel patto per la scuola avevamo chiesto di affrontare subito il tema del precariato, subito il tema della mobilità, subito il tema degli organici, ma partendo dalle cose che si dicevano ai tavoli. Invece è stato promulgato un testo, un decreto legge, una norma che ha vigore di law, perché il decreto legge è norma, quindi deve essere convertito entro 60 giorni, ma è norma, ma è una norma che è stata approvata senza consultare i sindacati, e tra l'altro non risolve niente. Stiamo parlando di 113.000 posti per le immissioni in ruolo, ne saranno assegnate non più di 30.000. Quindi non è vero che per la prima volta avremo tutti in cattedra il primo settembre. Avremo per l'ennesima volta più precari in cattedra a inizio dell'anno scolastico per fare funzionare le scuole.